banca non funziona il POS, alla posta sta in fila di sicuro che il direttore lo manderesti a far la rumba con più, la cambia e palla e poi non rumba più, a chi ti stessa di qua, a chi ti rumba di là, palla la rumba con più, e in fila mai più. Antonello Acosta, ancora qui insieme a noi. Insopportabile, come l'IMU, come Equitalia, c'è sempre Antonello Costa. Poi mi chiamo Costa, il tasse Costa, quello è facile. Buonasera a tutti, buonasera. Ormai non sei più semplicemente un comico, sei di più, sei sempre stato, già lo eri, più di un comico, adesso ancora di più. Sì, comincio a far piangere, quindi dalla comicità. E sono stati questo anno, soprattutto anche l'altro scorso, molto importanti per una maturazione anche sessuale dal punto di vista artistica, sto scherzando, e ho trovato dei collaboratori molto validi che mi stanno aiutando a maturare, a cercare di essere più professionale, più preparato, più giusto, perché il pubblico ogni anno si aspetta sempre qualcosa di più ed è difficile ogni anno alzare l'asticella della qualità, però siamo qui per questo spettacolo, che è una ripresa dell'anno scorso. L'In l'abbiamo comunque cambiato, aggiunto delle cose nuove, ad esempio c'è il Caracose di Arisa di Controvento, io ieri sera l'ho fatto, gente con le lacrime, pure io mentre lo facevo. Quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene, come se il mondo è contro te e tu non sai perché. Io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non ne avrai bisogno, ma ci sarò. E 25 anni meravigliosi, perché è una, non so come spiegare a chi ci guarda, è una sorta di viaggio senza un'ipotetica meta, cioè si va verso a scoprire nuovi mondi della comicità, cioè quello che io faccio è frutto di tante repliche, tante cose provate, testate, anche ancora ho la libertà di poter improvvisare sera per sera, quindi inventarmi una battuta nuova. Ieri sera ne ho fatta una, mi ricordo, il bidet ce lo facevamo a maggio, perché così potevo dire maggio fatelo bidet. Tutte cose che mi vengono lì per lì, poi quelle belle me le ricordo, quelle brutte faccio finta che non l'ho dette. E la cosa bella che ti dico, sono ancora in pochi, io al giugno sarò al Teatro Regio di Torino, che mi ha scritturato per fare la parte di Niegus nella Vedova Allegra, con uno dei registi più famosi al mondo di opere liriche, che ha scelto me per fare il ruolo comico della Vedova Allegra, quindi sarò 7 giorni al Teatro Regio di Torino, una cosa prestigiosissima, e hanno scelto me. Tu prima ci hai dato un'anteprima di uno dei tuoi 14 numeri che questa sera farai qui al Teatro degli Audaci. Ho scelto 14 numeri che mi rappresentassero di più, quindi c'è Don Antonino, per forza, che balla e canta col corpo di ballo, c'è Tony Fasano, c'è il rapper MC Adelio, quello con la zeppola, che canta sushi, sashimi e sake. Dal mio ultimo CD, no, con le mani, a tempo! Vai col tocco, fammi sentire il tocco, tacci, tacci! Più tocco, more touch, more touch, tru, more touch, tru. Basta con touch, adesso. Poi c'è Rocco, e dove guardi mi tocco. A Roma vi aspetto, sto a Piazza Lodi, però dietro, hai presente? Piazza Lodi dietro, hai presente? Piazza Lodi dietro, siamo aperte 24 ore su 24. Vabbè, io sono aperta da tanto, però... E poi c'è Rumba Cugliù, la canzone, ho scelto due numeri seri, tra virgolette, che è il Tip Tap di Vecchio Frac, e Totò e Chaplin, che si scambiano le canzoni, con un numero molto bello. E poi c'è Annalisa che fa tre numeri, mia sorella, fa La Sciantosa, fa Jessica Rabbit in calabrese, e Shatika, la parodia di Shakira. E poi che c'è? Fammi pensare. E poi c'è...
Ah, e poi ho scelto una macchietta napoletana che è il fungo cinese. Stamattina un finanziere mi fa: Don Antonino, ha denunciato il suo reddito? Dico: no, l'ho perdonato, non serve un rancore. Adesso cosa ci dobbiamo aspettare dopo questi 25 anni? 25 anni di vacanza? No, secondo me il bello deve ancora venire, nel senso che comunque la cosa che spero sempre è di avere sempre questa energia e questa voglia di far divertire, perché se ho questa voglia mi diverto anch'io, quindi fin quando ho voglia di far divertire mi divertirò a farlo. L'anno prossimo c'ho un tour lunghissimo, già abbiamo stabilito novembre-dicembre, porteremo l'In in giro per l'Italia, quest'anno andiamo a Bologna. All'estero, signori, vado a Bologna, dove fanno questo paese bosniaco, dove fanno i tortellini. Io non ho mai sentito queste cose. In Emilia Romagna, in Italia? Sì. Mi sembra che sia. Dice no, è in Bosnia, proprio Erzegovina. Andremo a Messina, in Sicilia. Poi a dicembre riprenderò la mia commedia, Gli amici non hanno segreti, e verrò 3 settimane al Teatro dei Servi a Roma a dicembre, qui a Teatro dei Servi, e a marzo prossimo per un mese intero al Teatro Roma con il nuovo spettacolo. Titolo? Low cost. E sempre coinvolgendo il pubblico, che... Il pubblico è fondamentale. Teoricamente uno spettacolo di prosa si potrebbe anche fare con 40 persone, 30 persone. Invece il varietà, se non c'hai un centinaio, 150 persone, non è possibile farlo, perché il pubblico deve partecipare attivamente allo spettacolo. Ed è bellissimo che qualcuno commenti durante dei personaggi, sento le cose, perché il pubblico poi è fantastico. E molte battute me le suggerisce il pubblico. Ricordiamo gli appuntamenti agli amici che ci seguono da casa. Dal 7 al 18 maggio 2014, Antonello Costa in All In, 25 anni da Guitto del Varietà, al Teatro degli Audaci, via Giuseppe De Santis 29, zona centro commerciale Porta di Roma.